Grazie, grazie per l'accoglienza, grazie per l'ospitalità. Vede, io sono un neofita della politica, sono appena arrivato. C'è chi scende in campo, c'è chi sale, io mi sono semplicemente spostato dalla magistratura alla politica. E chiaramente non ho nessuna esperienza, quindi non potrete da me sentire nessun discorso di quelli che siete abituati a sentire dalla politica, proprio perché io ho una mia formazione che viene da 43 anni di magistratura, abituata a analizzare gli elementi, le situazioni, a fare delle valutazioni, delle diagnosi e trovare delle cure. Quindi il mio approccio è pragmatico, è assolutamente un modo di mettere a fuoco i problemi e trovare le soluzioni. Quindi niente parole vuote che spesso si sentono sentire senza poi vedere dietro i risultati, ma fatti concreti che via via vado acquisendo, interiorizzando, girando fra la gente. Questo è un aspetto assolutamente nuovo della mia vita. Intanto chiarisco che la mia è stata una scelta radicale. Io ho sempre pensato, e ho anche praticato, quel modo di intendere la magistratura che ci ha insegnato il grande Calamandrei, che un magistrato, oltre che essere imparziale, deve anche apparire imparziale. E ho anche pensato che nessuno deve poter dare una colorazione politica a chi giudica un suo simile, l'uomo. Nessuno può pensare che sia di parte, che sia fazioso. È un'alta funzione e deve essere certamente portata avanti con questo spirito, con questo distacco, con questo modo di essere assolutamente al di sopra delle parti. Se no, non ti viene riconosciuto questo diritto di giudicare gli altri, il diritto di incidere nella vita degli altri in maniera assolutamente pesante, che significa spesso privazione di libertà, privazione di diritti. Quindi capite che io ho fatto una scelta e coerentemente ho abbandonato definitivamente la magistratura. Avrei potuto restare in magistratura fino al 2020. Vero è che stava anche concludendosi un percorso della mia vita, che è passato attraverso vari stadi. Adesso non vi faccio il curriculum noioso della mia vita, noioso ma altamente gratificante per me, che dal giudice al maxi processo a collaboratore di Giovanni Falcone al Ministero nel fare le leggi all'antimafia, alla Procura Nazionale Antimafia e poi un periodo di procuratore capo a Palermo, insomma, ho attraversato tanti momenti gratificanti della mia vita professionale. Bene, mi sentivo arrivato a un traguardo che però poteva essere anche un punto di partenza, e questo punto di partenza l'ho trovato nel momento in cui qualcuno che aveva deciso di ritirarsi completamente dalla politica, vergognosamente perché aveva portato questo paese alla distruzione ed era stato costretto a tirarsi indietro, ha deciso di rimettersi in campo
e soprattutto nelle prime fasi aveva detto che voleva riformare la giustizia. Hanno detto aiuto, che cosa succederà ancora? Sappiamo quale giustizia vuole, la sua giustizia. Allora questa è stata una motivazione in più, una spinta in più per dire no, io ci voglio essere, io voglio contrastare quell'idea di giustizia, io voglio affermare la mia idea di giustizia maturata attraverso tanti anni di lotte, tanti anni di impegno, di sacrificio, di pericoli, per me, per la mia famiglia. E quindi eccomi qua che potevo assolutamente ritirarmi, occuparmi dei miei hobby, e invece sono a mettere al servizio, servizio che ho cercato di dare in passato, continuerò a darlo, con gli stessi obiettivi. Io ho sempre apprezzato un'immagine della vita che viene da uno scrittore che amo, Paolo Coelho. Nel Guerriero della Luce dà un'immagine della vita come quella di un fiume. Un fiume che quando è alla sorgente è giovane, zampilla, fresco, poi incomincia piano piano a cercare il suo sito, le sue acque attraverso anse, trova degli ostacoli, li aggira, li supera. Può anche scomparire e diventare un fiume carsico che però dopo un poco ricompare e non perde mai di vista il suo obiettivo, il mare. Beh, io vi assicuro e mi impegno a non perdere di vista i miei obiettivi che ho praticato prima quando ero magistrato, procuratore antimafia. Questi obiettivi sono molto semplici, ma sono molto importanti, perché sono la legalità, la lotta alla criminalità, la sicurezza dei cittadini, e sono un bene primario che però è trasversale anche a tanti altri temi della nostra vita, perché la legalità deve essere in qualsiasi campo. Le regole devono essere rispettate in qualsiasi momento, in qualsiasi professione. Ognuno di noi deve avere questa etica di fare il proprio dovere e farlo bene, perché così si riesce a fare la storia. Sembra una parolona questa, però lo diceva Gramsci. Diceva: l'indifferenza è il peso morto della storia. Vuol dire che non si può più stare indietro. Ci sono degli eventi che sembrano assolutamente non prevedibili, o comunque sui quali non puoi assolutamente influire, un terremoto, un'eruzione. Invece non è così, perché anche in eventi imprevedibili l'azione dell'uomo può determinare un risultato anziché un altro. Beh, questo l'ho potuto toccare con mano andando a visitare le zone terremotate all'Aquila. La casa dello studente, sono morti tanti giovani studenti. È crollata quella casa e si è scoperto che mancavano dei pilastri fondamentali per la tenuta di quella casa. Tutto intorno le altre case sono rimaste intatte. Lì sono morti dei giovani, dei ragazzi. Perché? Non per il terremoto, ma perché qualcuno non aveva fatto il proprio dovere, non aveva costruito a regola d'arte quella casa.
Vedete che ogni azione della nostra vita può essere influente per costruire la storia e per essere influente sulla vita degli altri. Quindi non possiamo più stare alla finestra a guardare, aspettando che altri creino il nostro futuro, facciano la nostra storia. Dobbiamo essere noi a crearci la nostra storia. Come? Mettendoci in gioco, partecipando. Vedete, un professore di storia e filosofia mi diceva che i ragazzi, oltre all'entusiasmo, hanno una grande dote, ingenuità. Io dicevo, professore, ma essere ingenui significa essere un po' fessacchiotti, via. Cioè, no, io per ingenuità intendo quella situazione psicologica per cui mentre un anziano, dopo una vita di delusioni, di insuccessi, allarga le braccia e dice, ma qui non cambia mai niente. Invece un giovane, nella sua ingenuità, ha tutto il mondo davanti e pensa, spera, ha fiducia che le sue idee, i suoi desideri, i suoi sogni si possano realizzare. E questa è la forza del mondo. Avere la capacità di sperare e di avere la fiducia di realizzare queste speranze. Beh, noi oggi dobbiamo costruire un nuovo paese con delle prospettive di vita diversa. Dobbiamo influire su tutto questo dando il nostro apporto. E questo, quindi, io mi sono trovato perfettamente a mio agio in questo partito. Un partito che, come è già stato detto, ha fatto le primarie per scegliersi il leader, ha fatto le primarie per scegliersi le persone che rappresentino il territorio, che portino l'esigenza del territorio là dove ci deve essere la rappresentatività democratica che è stata mortificata da una legge che è stata definita da chi l'ha fatta il porcellum. Abbiamo capovolto quella che è una situazione drammatica di mancanza di rappresentatività e l'antipolitica nasce da questo non sentirsi più rappresentati. Bene, questo partito è riuscito invece a modificare tutto questo, ad influire. E poi ha chiamato anche delle persone, come me ma come tante altre, per cercare di avere delle competenze nei vari settori per trasformare quelle che sono le esigenze del territorio in qualcosa di tecnico-giuridico che possa diventare una legge. E in più c'è la sapienza della politica quella militante, che deve portare al successo questa alchimia di forze che oggi vi si propone. Bene, questo è un partito in cui intanto mi sento già a casa mia e poi è un partito dove si sente il profumo della democrazia. E quindi io sono sicuro che tutte quelle cose che sono state dette e che sono i problemi del vostro territorio, le infrastrutture, i collegamenti, i trasporti, ma è possibile che i pendolari devono perdere buona parte della loro vita nell'andare e tornare da Viterbo a Roma? Ma è mai possibile? È mai possibile
che la salute dei cittadini venga così ridotta a qualcosa appunto di da poter trascurare dopo declassificazione di ospedali. L'ospedale più importante è a 60 km da Viterbo. E tutto là raggruppato, pronti soccorso che diventano reparti. Tutte queste cose, beh, forse sono distrutte, sono ricoperte dalla polvere, o meglio dalla polverini. E queste cose certamente la ceramica di Civita Castellana, che va sempre, cioè è un valore per questo territorio, ma noi dobbiamo costruire un futuro con fantasia, dobbiamo incominciare a cercare di creare l'agroalimentare, l'enoagroalimentare, dobbiamo creare le prospettive turistiche. Questo è il territorio che dopo Roma ha il maggior patrimonio culturale, ma lo vogliamo valorizzare? E poi i giovani, un problema nazionale, ma che qua viene sentito anche sotto il profilo della disoccupazione, il problema delle industrie, il problema, ecco, allora io penso che la criminalità, la lotta alla criminalità, all'evasione, pensiamo all'evasione, ma ecco, è giusto che altri mettano le mani nelle nostre tasche e ci facciano pagare i servizi per conto di coloro che non contribuiscono? Negli Stati Uniti è un reato contro lo Stato non pagare le tasse. E perché devono pagare? Allora, recuperando queste risorse potranno certamente essere utilizzate come volano per far partire l'occupazione giovanile, le imprese. Si possono ricominciare a rilasciare quei patti di stabilità che hanno strozzato i comuni, quelli che hanno soldi da spendere, riattivare l'edilizia, l'urbanistica, le energie alternative, cultura. Qua ci sono delle coltivazioni che sono talmente tipiche e apprezzate che è un peccato lasciarle perdere. Allora, questi sono i problemi concreti del territorio. Dobbiamo fare in modo di portare avanti un progetto che questo partito deve riuscire a portare avanti da solo. Io, quando continuano a dire delle alleanze, ma io, questo è il partito che, senza il quale non si può fare in Italia nessuna riforma, nulla può passare, però occorre che le riforme siano efficienti, coerenti rispetto a un piano organico. Ho visto tante riforme nella mia vita da tecnico fallire perché persone o partiti con pochi voti riescono a influenzare, a essere necessari per la maggioranza, però annacquando quelle che sono le riforme. Attraverso degli emendamenti poi le leggi non hanno quella forza e quell'efficacia con cui nascono, con cui vengono concepite. Allora noi abbiamo bisogno di questa forza. Non possiamo pensare che altri, per darci la maggioranza, riducano poi, così come è avvenuto per 20 anni, con questo paese non poter portare avanti le riforme, soprattutto della giustizia. E quindi qual è l'invito? Niente indifferenza, niente rassegnazione, ma fiducia e speranza.
è un impegno di ciascuno di voi che avete dimostrato attraverso questa mobilitazione, attraverso le primarie, di continuare, non rallentate, anzi accelerate. Segnate 10 conoscenti che sono delusi o che sono indecisi, e soprattutto i giovani. C'è una 66,6% di giovani non vuole votare. Spiegategli che è importante che partecipano al voto per il loro futuro. Cercate di fare quest'opera di mobilitazione per darci la forza di costruire con fiducia e con speranza un paese migliore per voi, per i vostri figli, per i vostri nipoti. Grazie.